Intanto anche quest'anno è grande successo la Magna Longa, ci tengo a dirlo che quest'anno avete fatto un record, cioè i ticket in rete sono stati, mi è arrivato a un orario improprio un messaggio di questo signore al mio telefonino che mi ha detto: Andrea, abbiamo fatto il record perché sono andati venduti tutti i ticket in un minuto e 40 secondi. Ragazzi, un minuto e 40 secondi, migliaia di persone hanno aderito. Allora, complimenti, anche quest'anno diventa sempre più complicato e difficile perché l'asticella si alza sempre più in alto ed è sempre, insomma, una grande prova organizzare una manifestazione di questo tipo anche a fronte delle nuove regole, chiaramente per la sicurezza. Certo, è vero, l'asticella si alza sempre, ma a noi fa piacere perché comunque vuol dire che abbiamo sempre sfide nuove e nel nostro gruppo le sfide piacciono, quindi iniziamo a gennaio a fare riunioni, ne facciamo circa dalle 15 alle 20 per poter arrivare poi ad oggi e riuscire a accontentare, a soddisfare tutti i meravigliosi 3200 partecipanti. Non mi rimane altro che salvarmi salutando il sindaco di Formigine, la convoco sul palco, lei è la mia amica Maria Costi che c'è oggi. Ah, ciao Maria, ciao. Allora, mi fa molto piacere averti qua perché quale momento migliore, vedi, ho approfittato della presenza anche di gente di altre regioni, da altri posti che vengono a trovare la tua comunità tramite questa manifestazione che è bellissima. No, è bellissimo avervi qua ragazzi e io sono sul palco con la faccia per un motivo particolare, perché devo fare un ringraziamento ai volontari, ai 400 volontari che questa mattina lavorano per voi e per noi. E quindi questo per me è una cosa bellissima, i volontari a sicurezza, all'AVAP e a tutti, quindi è doveroso indossare la fascia. È vero, però quanto è bello avere una comunità che si ritrova, poi voi fate tantissimi eventi, io vi ringrazio perché mi invitate sempre, però questo è un po' come se in Liguria fosse Sanremo, questa è una cosa meravigliosa. Bravo, Sanremo di Formigine, mi piace l'idea, è meravigliosa ed è meraviglioso vedere tanti giovani che stanno insieme e che passano una giornata insieme, quindi per me è un gran bel paese e grazie a voi. Ed è la nostra cultura, in fondo l'uomo è fatto di relazione e quindi è per questo che è bella la Magna Longa, è bella perché si sta insieme ed è bella perché tutti insieme facciamo e costruiamo una cosa. Quindi grazie a tutti. Molto spesso la Magna Longa, per chi non la conosce, dice: no, ma io non ce la faccio, io a correre non la faccio. In realtà, vabbè, tu sei assessore allo sport, però in questo caso è un altro tipo di allenamento fisico questo, è vero? Sì, sicuramente le gambe servono, ma anche lo stomaco deve essere bello allenato per questa manifestazione. Senti, Formigine è un comune di quelli veramente molto fortunati che hanno veramente tanta passione per tantissime attività sportive. Voi ne avete tante, avete tantissime associazioni, io ho partecipato alle manifestazioni dove ho visto veramente veramente in tanti e questo penso che sia bello perché poi in realtà happening di questo un po' vanno, stringono l'occhio a quello che è il tuo assessorato, vero? Sì, siamo molto fortunati, abbiamo l'ambizione di diventare città dello sport, Formigine città dello sport, penso che siamo sulla buona strada e come dicevi tu, grazie a tutte le associazioni del territorio, tra cui Corlo, una realtà molto importante, riusciamo a fare tante cose e per questo ricordo anche che finita la Magna Longa Corlo non si ferma, ma dall'8 giugno per due weekend ci sarà Corlo Olimpia. Wow. E 15 discipline diverse, quindi squadre di giovani e meno giovani saranno coinvolte in una sorta di olimpiade sportiva della frazione. Bravo, allora dillo bene, perché visto e considerato che oggi lo sport prioritario è la tigella, gnocco fritto, la salsiccia, in realtà voi proporrete delle olimpiadi locali laddove però lo sport è quello vero, cioè nel senso, non che questo non lo sia, cioè uno sport diverso, più gaudente questo, però ci sono proprio le attività di disciplina sportiva vera. Esatto, e quindi sia giochi da tavolo ma anche le varie attività come pallavolo, calcio, basket e quant'altro e faccio un'altra piccola promemoria, prima di Corlo Olimpia tutto il comune è coinvolto da un'altra grande manifestazione che è il 25 maggio, quindi ci svegliamo presto e alle 5:30 facciamo la Forrun 5:30. Hai capito che è quella delle 5:30, proprio 5:30 nel senso del mattino. Esatto.